Buongiorno ai nostri telespettatori dallo studio di Prima Notizia, immancabile appuntamento mattutino con l'informazione. Le vedete alle mie spalle, ci sono le prime pagine dei quotidiani locali e nazionali che noi andremo a leggere insieme con il nostro consueto approfondimento delle pagine interne del quotidiano La Nuova del Sud per rimanere informati in questo venerdì 8 settembre. Vogliamo cominciare dagli incendi in Basilicata perché sono terminate intorno alle 6:30 di questa mattina le operazioni di spegnimento di un vasto rogo divampato intorno alle 2:30 della notte in contrada San Lorenzo nel territorio del comune di Pomarico. Sul posto la squadra del distaccamento di Ferrandina con due mezzi. E andiamo avanti, ci occupiamo di lavoro, oltre 3.000 nuove assunzioni in Basilicata a settembre, ma l'81% dei nuovi contratti è a tempo determinato, numeri che confermano la precarietà dell'offerta lavorativa che si registra in regione, dati contenuti nel nuovo bollettino mensile di Excelsior. Mara Risola. Calano nuovi assunti, quasi tutti a tempo determinato, un dato che fotografa la precarietà dell'offerta lavorativa presente oggi in Basilicata. Nella nostra regione, infatti, per questo mese di settembre sono programmate circa 3.030 nuove assunzioni, in leggera flessione meno 270 rispetto allo stesso mese del 2022. Ma solo nel 19% dei casi le entrate previste saranno stabili, con contratto a tempo indeterminato di apprendistato, mentre nell'81% saranno a termine, a tempo determinato o altri contratti con durata predefinita. Un nuovo ingresso su due riguarda operai specializzati e conduttori di impianti. E quanto rivela il nuovo bollettino mensile di Excelsior Informa redatto dall'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro e dalle Camere di Commercio su indicazione delle stesse aziende. Le assunzioni si concentreranno per il 58% nel settore dei servizi e per il 79% nelle imprese con meno di 50 dipendenti. Il 14% sarà destinato a dirigenti, specialisti e tecnici, quota inferiore alla media nazionale attestata al 26%. Per una quota pari al 21% interesseranno giovani con meno di 30 anni, per una quota pari al 14% invece le imprese prevedono di assumere personale immigrato. Il 10% delle entrate previste sarà infine destinato a personale laureato. Continua infine il mismatch domanda-offerta. In 46 casi su 100 le imprese prevedono di avere difficoltà a trovare i profili desiderati. Ci spostiamo in edicola, cominciamo la nostra rassegna stampa andando a leggere la prima pagina del quotidiano La Nuova del Sud. In primo piano c'è la politica, i fratelli coltelli di Fratelli d'Italia, eccola qui. E chi nel PD vuole giocare a perdere? L'ex assessore Lampo Baldassarre contro Rosa sulla sanità dai numeri, mentre tra i Dem c'è chi preferirebbe gestire la sconfitta. Andremo ad approfondire questa notizia andando a leggere poi la pagina interna, ma naturalmente ci occupiamo delle fibrillazioni all'interno dei politica, dei partiti in vista delle regionali del 2024. Nella spalla c'è il punto di vista di Nino Grasso, quei collaboratori di Bardi e Coviello al Formez. Ci spostiamo nel taglio alto della Nuova Potenza, incubo traffico in vista della riapertura delle scuole, città piena di cantieri a pochi giorni dalla prima campanella all'istituto comprensivo Busciolano, ritorno tra i banchi spalmato su tre giorni proprio per evitare disagi alle famiglie e anche agli studenti. A Potenza e Matera risultano occupati 8 appartamenti su 10. Dopo la frana di Rione Giardelli a Maratea, 6 anni per avere un alloggio e tutto continua a restare fermo. Ancora medici carenti, spesso manca la professionalità e siamo allo sport, Serie C, Potenza Colombo gioca a carte coperte, tutti potenziali titolari per la trasferta a Latina. Sempre per il calcio di Serie C, il Picerno Longo studia le mosse per dare scacco matto invece al Taranto.
Ecco qui la pagina di politica, sarà rosa dai numeri anche in sanità, altro che patto di centro, il fratello pentito fa l'avvocato di Bardi, scrive Celestino Benedetto. Sulla sanità privata, sul futuro delle strutture di operatore e sulla salute dei lucani si giocano le faide del centrodestra, il governatore tace, parla l'ex meloniano Baldassarre e attacca il senatore. Tutto questo gridare propagandistico non fa altro che favorire il gioco degli erogatori di sanità privata che hanno tutto l'interesse a denigrare la sanità pubblica per favorire i propri. Quello che dice Baldassarre, e Fratelli d'Italia continua l'azione di logoramento del presidente scaricato anche a Roma, e l'unico a prendere le difese è l'assessore Lampo della seconda giunta Bardi, fatto fuori per far posto a Galella e anche a Latronico. A Apibas abbiamo fatto bene a votare contro la legge regionale che l'ha istituita e quanto riferisce il consigliere regionale di Basilicata, oltre Giovanni Vizziello. Andiamo avanti con le pagine. Il PD Lucano, modello viceconte Taddei, meglio perdere ma gestire la sconfitta. In vista delle elezioni regionali, finora un battito d'ali, dai Dem ancora ostaggio dei soliti personalismi. Nell'ultima assemblea, senza diretta, streaming questa volta, né dibattito, solo il discorsetto preconfezionato del segretario regionale Lettieri. E in tutto questo non un giovane che abbia voglia di prendere di petto chi ha già dato, non uno dei nuovi amministratori che si faccia sentire, no, tutti zitti. Ancora la sanità allo sbando per il presidente Bardi, è l'unico responsabile, dice Cifarelli, consigliere regionale del PD, colpa di manager di fuori regione, legislatura quasi alla fine, del nuovo piano sanitario regionale non c'è traccia. Il punto di vista di Nino Grasso, quei collaboratori di Bardi e Coviello selezionati dal Formes con altri 260 fortunati. Andiamo avanti con i nostri contributi, nessun allarme, si tratta di un test. Il 19 settembre prossimo ci sarà l'esercitazione della protezione civile anche in Basilicata. Ai lucani arriverà un messaggio da parte di Italert. Il sistema di comunicazione attivato dal governo è stato presentato ieri in prefettura. Sentiamo Luca Tamburrino. Martedì 19 settembre alle ore 12 i telefoni cellulari, non solo dei residenti in Basilicata, ma di quanti quel giorno graviteranno sul territorio lucano, saranno raggiunti da un messaggio di test Italert, il nuovo sistema di allarme pubblico nazionale. Tutti i dispositivi di telefonia mobile nella nostra regione suoneranno contemporaneamente, emettendo un suono diverso da quello delle notifiche a cui siamo abituati. Chi riceve il messaggio non avrà nulla da temere, però. Si tratta infatti di un semplice test del nuovo dispositivo. L'invito è di andare sul sito it-alert.it e rispondere al questionario per migliorare lo strumento. Un sistema di informazione diretta alla popolazione e di supporto alla protezione civile in caso di gravi emergenze imminenti, tra cui maremoto, generato da un terremoto, attività vulcanica, incidenti nucleari o precipitazioni intense. Per organizzare al meglio il test del 19 settembre si sono svolti a Potenza due importanti incontri. Nel pomeriggio in Viale Verrastro, tavolo nella sala in guscio. In mattinata invece il vertice in prefettura a Potenza, coordinato dal prefetto Michele Campanaro, alla presenza del capo del dirigente della protezione civile regionale Giovanni Di Bello. IT Alert avviserà direttamente la popolazione interessata da una eventuale grave emergenza o da una catastrofe imminente in corso. Verrà quindi informata del rischio a cui si può andare in corso e determinerà, indicherà anche le misure di protezione, di autoprotezione e di protezione individuale e collettiva. Il sistema è stato già testato in 5 regioni italiane. Martedì 19 sarà la volta di Basilicata, Lombardia e Umbria. Poi, terminata la fase di testing, a febbraio l'applicativo sarà a tutti gli effetti operativo. L'obiettivo è sostanzialmente quello che ha fatto intendere, cioè di rendere sempre maggiormente più efficace il sistema di protezione civile, garantire tempestività di intervento anche attraverso la fase della informazione
alla popolazione, che è una delle componenti fondamentali del sistema di protezione civile. Sarà questo del sistema di allarme pubblico un modello di informazione suppletiva, aggiuntiva, cioè integra i modelli di informazione già esistenti e presenti nelle nostre pianificazioni. Siamo sul quotidiano La Nuova del Sud, non solo medici carenti, spesso a mancare anche impegno e professionalità. E ancora vediamo, ci occupiamo di sanità, mobilità sanitaria, la UIL FPL, assurdo un passivo di 69 milioni, se reinvestiti qui sarebbe un bene. E poi ancora il caso di diabetologia e gli impegni disattesi, la Lanfand torna a chiedere l'applicazione della legge regionale 9 del 2010 e l'implementazione della telemedicina. Migrazione sanitaria, dati allarmanti, la sanità e il diritto alla salute è il tema che apre a Matera le giornate del lavoro della CGIL. Attesi domani a Potenza il ministro Urso e il segretario generale CGIL Maurizio Landini per parlare di automotive e anche di transizione ecologica. E a proposito di automotive, troppo lavoro e pochi addetti Stellantis, ieri lo sciopero della FIOM CGIL che ha bloccato la produzione al primo turno. Cronoprogramma rispettato, il tracciato ferroviario Potenza-Metaponto riaprirà il 20 novembre. Il 25 settembre invece la riattivazione parziale della circolazione sulla Grassano-Metaponto-Taranto. Intanto la regione Potenza il servizio sostitutivo per allacciare il Materano all'alta velocità Potenza-Milano. Luigi Santopietro. Con la chiusura dei cantieri di ammodernamento del tracciato ferroviario Potenza-Battipaglia, a partire da lunedì i lucani potranno risalire sul Frecciarossa diretto a Milano, che tornerà a circolare. La partenza, come in seguito il ritorno, è alla stazione centrale di Potenza, in quanto non è possibile far proseguire il traffico ferroviario fino a Metaponto, tratta interessata dai lavori di ammodernamento e di ripristino. In quest'ultimo caso si sta intervenendo nei tratti interessati da cedimenti strutturali conseguenti le piogge torrenziali. I lavori che interessano le zone di Vaglio e Trivigno e nell'area tra Grassano e Salandra dovrebbero concludersi entro novembre. Nel frattempo la regione ha potenziato il servizio sostitutivo su gomma al fine di collegare il Materano all'alta velocità, garantendo il servizio fino a Potenza, dando a tutti la possibilità di salire in tempo sul Frecciarossa per Milano. Sarà garantita la prosecuzione del collegamento tramite bus da Metaponto a Potenza anche dal 1 ottobre con un orario di partenza congruo al fine di consentire viaggiatori una comoda coincidenza con il Frecciarossa delle ore 7.53. I lavori intanto, come assicura l'assessore alle infrastrutture Merra, proseguono secondo cronoprogramma concordato tra Regione e RFI. In tal senso restano confermate le date di riapertura delle altre linee. Il 25 settembre verrà dunque riattivata la circolazione sulla tratta Grassano-Metaponto-Taranto con un'offerta integrata che prevede il servizio bus tra Grassano e il capoluogo di Regione, mentre la ripresa della circolazione nella tratta Potenza-Grassano è garantita il 20 novembre. I cantieri della Ferrandina-Matera e la prosecuzione verso la dorsale adriatica, afferma l'assessore Merra, attestano come finalmente il Materano sarà immesso nei grandi corridoi ferroviari nazionali, obiettivo che si sta cercando di garantire a tutta l'utenza lucana. Siamo a pagina 4 della Nuova. A Potenza e Matera occupati 8 appartamenti su 10. Nel capoluogo di regione il dato in aumento dell'1,7% rispetto alla rilevazione del 2011. Per quanto riguarda le quotazioni, nella città dei Sassi non si accede sotto i 1.700 euro al metro quadro. È importante compilare il questionario dopo aver ricevuto il messaggio da Italert, l'abbiamo ascoltato durante il nostro servizio, riunione in prefettura a Potenza in vista della sperimentazione del nuovo sistema. Il 19 settembre a mezzogiorno tutti i lucani riceveranno un SMS nell'ambito di un test già concluso in altre regioni. E poi ancora andiamo avanti, 6 anni per avere un alloggio, ma tutto continua a restare fermo al Dipartimento Infrastrutture, nonostante gli annunci di
sloggiati della frana di Rione Giardelli a Maratea devono continuare a portare pazienza nonostante corposi investimenti, e li vediamo nelle immagini durante una manifestazione di protesta. Prima di andare a leggere la pagina di Potenza c'è un altro contributo, 5 testimonial d'eccezione, ci occupiamo di turismo, per presentare le bellezze della Basilicata al mondo. Partirà ad ottobre la campagna promozionale di APT affidata all'estero di Luca Curto, Art Director di Digital Lighthouse. Isabella D'Andrea. Basilicata State of Mind è la campagna che presenterà la nostra regione nel mondo attraverso 5 testimonial d'eccezione. Gli oro mondiali Domenico Acerenza e Francesca Palumbo, Terriana D'Onofrio, medaglia d'oro europea, Claudio Coviello, primo ballerino del teatro alla Scala di Milano, e il ciclista Domenico Pozzovivo racconteranno della loro terra e del rapporto speciale con il proprio territorio, mai affievolito nonostante gli impegni professionali lontani da casa. La campagna, fa sapere il presidente dell'APT Antonio Nicoletti, sarà lanciata ad ottobre con l'obiettivo di comunicare ai viaggiatori una regione la cui bellezza incontaminata esiste in relazione all'essere umano. La persona è al centro, spiega Nicoletti, con il suo benessere e il suo equilibrio interiore, in armonia con la bellezza dell'ambiente e del paesaggio che ci ha nutriti dalla nascita. In Basilicata, infatti, esiste un rapporto speciale fra persona e territorio, e questo lo leggiamo anche nelle esperienze di vita di questi eroi positivi. L'idea creativa all'origine del progetto nasce dalla celebre locuzione latina di Giovenale, mens sana in corpore sano, e in territorio bello e accogliente per un'autentica esperienza rigenerante per la mente e per il corpo. Le location individuate attraversano tutta la regione, dalla costa di Maratea ai boschi dei parchi nazionali dell'Appennino Lucano, dalle Dolomiti Lucane ai Calanchi di Craco fino alla Murgia Materana. Regista dello spot è Luca Curto, Art Director di Digital Lighthouse dal 2015, specializzato nella direzione di progetti cinematografici incentrati sulla sfida, lo sport e la moda per brand globali. Il suo ultimo film sulla Formula 1 è stato presentato alla Mostra del Cinema a Venezia. Eravamo rimasti sulla pagina di Potenza Città, ritorno tra i banchi spalmato su 3 giorni per ridurre al minimo i disagi legati al traffico. Partiamo l'11 settembre con la secondaria, poi l'infanzia e la primaria, dice il dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Busciolano di Potenza, Rocco Telesca. E poi ancora incubo Viabilità Santa Maria, intervista al dirigente scolastico, sarà ripristinato il doppio senso di marcia. Scuole, ecco quando partono i servizi di mensa e trasporto, secondo quanto comunicato dal comune. Andiamo a leggere, partiranno il servizio di assistenza, la comunicazione dei servizi alle persone con disabilità sarà erogata in concomitanza con il giorno d'inizio delle lezioni in ciascuno dei 7 istituti comprensivi, mentre il servizio di ristorazione scolastica comincerà il 18 settembre, quello di trasporto scolastico il 25 settembre. Patenti abbattute, le liste d'attesa presso la commissione medico legale per le visite mediche. Siamo allo sport, ci occupiamo di calcio di Serie C. Potenza, mister Colombo mescola le carte per non dare nessun riferimento. Primavera 3, esordio il 23 con la Juve Stabia, Leoncini rossoblu inseriti nel girone B. Siamo in casa Picerno, Longo va in cerca di soluzioni, il tecnico del Picerno studia come dare scacco matto al Taranto di mister Capuano, l'allenatore rossoblu spera di recuperare Maiorino, fastidio al ginocchio, e Ceccarelli non ancora al 100%. E ci sono le previsioni meteo di questo venerdì 8 settembre, ci rivediamo subito dopo.
Bentrovati da Nico Schiodetto. Previsione per la giornata di venerdì. Quando possiamo notare a livello europeo, a livello barico, due centri di bassa pressione, uno ad ovest, a largo del Portogallo, e l'altro invece intenso, che ha caricato un'alluvione su Bulgaria, parte di Turchia e Grecia, anche con morti dispersi, un potente minimo di bassa pressione che ora inizierà a perdere vigore e si sposterà verso sud. Una zona di blocco, cosiddetta ad omega, dove ritroviamo due centri depressionari ai lati e al centro l'anticiclone, anticiclone dell'Africa, che sta interessando anche gran parte dell'Italia. Al centro nord temperature oltre la media stagionale. Venerdì comunque inizia a migliorare anche all'estremo sud, altrove cieli sereni o poco nuvolosi. Andiamo quindi a vedere, ecco qui per tutti gli amanti dell'estate, nuovamente una giornata dai connotati estivi da mese di luglio, con massimi anche di 32 gradi sulle centrali tirreniche, la Sardegna 30 gradi diffusi al nord, solo residuo a variabilità con gli ultimi piovaschi su Calabria e Sicilia centro orientale. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo. Previsioni per oggi. Al mattino, sulle coste, schiarite alternate a nubi sparse. In montagna, schiarite alternate a nubi sparse. Nel pomeriggio, sulle coste, schiarite alternate a nubi sparse. In montagna, schiarite alternate a nubi sparse. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, parzialmente nuvoloso con schiarite prevalenti. In montagna, bel tempo con cieli sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, schiarite alternate a nubi sparse. In montagna, parzialmente nuvoloso con schiarite prevalenti. Ancora la cronaca locale prima della lettura dei quotidiani nazionali. Siamo sul Quotidiano del Sud, attenti al lupo. Il vice scomodo del PD, scelti i numeri due del segretario regionale Lettieri, già al lavoro su un'alleanza giallorossa per le regionali. La spunta l'anti 5 Stelle Materano, autore di diversi post al veleno contro l'amministrazione comunale di Bennardi, sempre più in salita la strada per un'intesa contro il centro-destra. Strada oggi a Matera, la cattiva sanità al centro delle giornate di lavoro della CGIL Lucana, attenzione a Melfi, Stellantis, sciopero della CGIL, bloccata la linea del montaggio, trentennale UNESCO, l'architetto Rota abbassa egoismi, Matera torni a essere un esempio, cure fuori regione, Basilicata la peggiore, secondo i dati del quotidiano Sanità è quella dove i pazienti scappano di più, una fuga che costa ai lucani 69 milioni l'anno, Cifarelli e Will attaccano Bardi. Siamo sul Corriere della Sera con il decreto Caivano, baby gang, arresti più facili, tutte le misure, Meloni sfida difficile, combattiamo il disagio, niente stretta sui siti porno e limite dell'età imputabile, la Premier Gianbruno frainteso sugli stupri. Su Repubblica, repressione per decreto, Meloni indica il crimine minorile come prima emergenza, arresto in flagranza per spaccio di lieve entità e porto d'armi, Daspo a 14 anni, carcere cautelare per reati con pene minori e per chi non manda i figli a scuola, e difende Gianbruno, patto di stabilità, la Premier attacca Gentiloni, pensi al nostro paese. Sulla Stampa, giovani e crimini, il pugno di Meloni, la Premier figli a scuola o via, la potestà genitoriale, polemica su Gianbruno, non decido io cosa deve dire, il decreto contro i baby violenti, prigione più facile per i minori, stretta anche sull'uso di cellulari e social. E siamo sul Giornale, che torna sotto la guida di Alessandro Sallusti dopo l'acquisto del quotidiano da parte della famiglia Angelucci. Decreto salva ragazzi e Meloni difende la libertà di Gianbruno, ok alle misure contro le baby gang. E sul Giornale oggi troviamo anche le vignette di Osho. Ricordiamo, Osso era comunque sempre presente sul Tempo, giornale comunque acquistato dalla società, detenuto dalla società Angelucci, di Angelucci. E quindi fammi un po' vedere se qui sotto ci va a finire sempre qualche spiccetto. Questa la vignetta di Osso, e dal Giornale è tornato anche Vittorio Feltri, lettori di Eccomi tra voi che siete la nostra anima, farà l'editorialista.
A Libero invece c'è Mario Secchi alla guida. La legge di Giorgia, la mamma di ferro, arresti e cellulari vietati e stretta del governo sui minori, e Meloni difende Gianbruno, ha parlato come mia madre. Il Fatto Quotidiano, gli incontri del sottosegretario Freni con Verdini ai domiciliari, inchiesta nomine appalti, indagato per corruzione il figlio dell'ex senatore. Le foto e le microspie, la GDF segue il rampollo del condannato e scopre vari summit con manager dell'ANAS. Bonsignore è il politico leghista che dice: ignoravo fosse detenuto. Sul Sole 24 Ore, BTP, valore bis con cedola trimestrale, titoli di Stato a 4 mesi dal debutto record, una nuova emissione dedicata ai piccoli investitori, bond di durata 5 anni con rendimento crescente nel tempo e premio fedeltà. Fondo di coesione sui tempi regioni sorvegliate speciali e questo per quanto attiene il decreto Sud. A Palazzo Chigi la superstruttura per la gestione della zona economica speciale unica del Mezzogiorno, e c'è il G20 in India, One Heart, One Family, One Future. Il primo ministro indiano Narendra Modi inaugura il G20 con un messaggio universale. E siamo sul quotidiano sportivo La Gazzetta dello Sport, Spalletti d'Italia. Cosa studia il CT per domani in Macedonia? Da Politano al Jolly, Chiesa, la risalita di Immobile nel Tridente, tutti gli uomini per l'Europeo con il debutto dell'ex allenatore del Napoli. È un'altra Juve, c'è più gioco nella rivoluzione del nuovo Allegri, i numeri di Max. E con la Gazzetta dello Sport si chiude qui questo primo appuntamento mattutino con l'informazione, che torna alle 13.50 con il nostro telegiornale, la prima edizione in studio. Grazie per averci seguito, a voi l'augurio di un buon proseguimento di giornata.